Parliamo adesso di un appuntamento previsto per il 25 novembre, periferie, centri di vita quotidiana. Lo facciamo con il presidente di una città, Giuseppe Baracchi. Buongiorno architetto, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, eccoci qua. Cerchiamo di conoscere meglio questo appuntamento che avete presentato, si intitola Periferie, come dicevo, centri di vita quotidiana, e ci saranno ospiti illustri. Beh, innanzitutto credo che sia necessario e doveroso inquadrare il comitato una città, perché questo è lo scopo, diciamo, primario, che sarebbe quello, è quello di ricordare la figura di Francesco Cacciatore, che è stato persona assolutamente di rilievo nella vita pubblica piacentina. L'anno scorso è nata questa idea di ricordarlo, e in quale modo, come, perché si è pensato di organizzare un evento, ma questo evento per organizzarlo aveva necessità di creare a monte un'associazione, un comitato, un qualche cosa. Alla fine si è pensato di organizzare, grazie ai suggerimenti di amici, appunto di Francesco, si è pensato di organizzare questo comitato. Allora, dietro a questo meccanismo nato lo scorso anno, qualche mese fa, si è pensato di organizzare questo evento, e magari il primo di una serie nei prossimi anni, che possano in qualche modo dare una visione più larga di quella che di quelli che sono stati gli elementi che hanno rappresentato la figura di Francesco, che si è impegnato in ambito civile e politico per quanto riguarda lo sport, l'urbanistica, i lavori pubblici, dipendente della provincia di Piacenza, l'economia. Andare più sulla persona piuttosto che sul politico. E come primo tema avete pensato proprio alle periferie? Un tema molto largo, che non ha nessuna visione locale, vuole parlare di periferie, con gli ospiti che vanno dai sociologi a filosofi, ad urbanisti, anche a politici, diciamo, che hanno fatto la loro vita politica, o anche persone politiche che sono tutt'oggi come attività, che hanno attività primaria. Perché è importante oggi parlare di periferie, che sono cambiate velocemente negli ultimi anni? È stato un tema che in qualche modo è nato proprio dal dialogo tra questi amici di Francesco. La quotidianità larga, non soltanto in Italia ma anche in ambiti europei se non mondiali, riguarda proprio le periferie che sono delle città nelle città, nelle grandi città, perché sono dei luoghi dove si materializzano spesso dei grandi risultati positivi di vita sociale, ma altrettanto negativi, che sono anche conflittuali molto spesso. Se pensiamo negli anni 90 alle banlieue parigine, pensiamo al bellissimo film L'odio di Kassovitz del 95, dove in quel momento si mise in evidenza proprio lo scontro sociale nelle banlieue, appunto, di Parigi. Se pensiamo alle periferie anche di altre città, anche soltanto quelle italiane, nelle metropoli, perché se veniamo in ambito locale, ma presumo che le periferie oggi a Piacenza non si possano considerare tale, siano quasi organi e parti di città assolutamente viva e vissuta. Quindi è uno spaccato che non riguarda soltanto l'urbanistica o l'architettura, ma riguarda proprio la società in sé. Ed essendo Francesco figura che nella società si è anche impegnata, ecco per quale motivo parlare di periferie con tono molto largo, andando anche a definire meglio quelli che sono stati gli indirizzi arrivati dal PINQUA e del PNRR sul territorio nazionale. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, ci vediamo il 25 allora, grazie molte, d'accordo. Ospite di Radio Sound Piacenza 24, l'architetto Giuseppe Baracchi, presidente di una città.